Buongiorno a E poi tutti. saluto, lo abbiamo annunciato, il ministro dell'economia e delle finanze, credo 2 o 3 volte, e poi deputato per 5 legislature. Saluto, insomma, il professor Giulio Tremonti. Bentornato, professor Tremonti, a Tagadà. A voi. Come sta? Non so chi fa la domanda, a me? A lei, sì. L'ultima linea. Molto bene, seguivo l'ultima fase della trasmissione. Le chiedo, siccome ho letto il suo angoscioso alfabeto della globalizzazione sul Corriere della Sera di ieri, proverei a seguire alcune sue suggestioni, mettiamola così. Partirei da là, visto che parliamo di alfabeto. E lei dice: ha come auto il dinosauro industriale prossimo venturo. Siccome noi oggi vogliamo parlare anche dell'auto, le chiedo perché dà una definizione così severa, dinosauro industriale. Me lo dice in 30 secondi, così Senta, ci fa da l'auto. titolo per ciò di cui andremo a parlare. Dal dopoguerra per decenni in Europa e non solo, l'auto è stata il driver, il motore dello sviluppo. Auto voleva dire acciaio, vetro, cemento, voleva dire libertà, era un modello di vita. Nel momento presente si vede che l'auto rischia di non essere più il driver dello sviluppo, si è in un qualche modo piantata. E cosa più negativa per l'auto è che sta uscendo via via dai costumi della gente, a partire dai giovani. I miei tempi mettevi sulla sveglia per prendere il giorno dei 18 anni il foglio rosa. Adesso non mi sembra che i giovani inseguano quel tipo di obiettivo.